Tra pochi giorni milioni di italiani, di cittadini, di imprese riaprono le attività, iniziano a lavorare e a confrontarsi con i prezzi delle materie prime e dell'energia, che come vi avevo indicato solo pochi giorni fa, per quanto riguarda l'Italia, ha il prezzo dell'elettricità più alto dell'Unione Europea, circa il 50-60% in più rispetto ai prezzi pre-crisi 2022. Ora, una notizia che è passata pochissimo, ma che è epocale, e chiedetevi perché è passata pochissimo se non nelle riviste specializzate, mentre quelle generaliste non ne parlano, riguarda proprio il prezzo dell'energia. Perché il 1 gennaio 2025 segnerà appunto una svolta epocale per il mercato elettrico italiano. E quindi il PUN, cioè il prezzo unico nazionale, perché in questo momento l'elettricità si paga uguale da Milano, Torino, Bologna, Napoli, Rimini, Matera, Potenza, Palermo, Cagliari, si paga uguale dappertutto. Ecco, questo sistema che ha regnato negli ultimi 20 anni passerà a un sistema di prezzi zonali. Cosa significa? L'Italia sarà suddivisa in circa 20 zone all'interno delle quali il prezzo dell'energia sarà determinato da un mercato zonale. Cosa significa in pratica? Che in quelle zone in cui si produce più elettricità da fonte rinnovabile, che è assolutamente più economica. Già adesso potete verificare sul sito del GME che l'elettricità da fonte rinnovabile costa di meno rispetto all'elettricità fossile. Quindi, in quelle zone in cui l'energia viene prodotta, l'elettricità viene prodotta maggiormente da rinnovabili, cittadini ed imprese pagheranno di meno l'elettricità. Cittadini ed imprese pagheranno di meno l'elettricità. Quindi il territorio che meglio avrà saputo gestire ed accogliere le fonti rinnovabili potrà far ricadere il beneficio di un costo minore dell'elettricità su cittadini ed imprese. Fatelo sapere perché dal 1 gennaio 2025 si inizia.